Bene, buongiorno a tutti, ringrazio per questa opportunità che mi viene offerta di poter, anche attraverso questo canale di Lemine News, di poter arrivare, diciamo così, a tante persone della nostra comunità per porgere appunto l'augurio di Natale. Indubbiamente quest'anno il Natale è abbastanza particolare, oltre che abbastanza molto particolare quello che stiamo vivendo, proprio perché la situazione che stiamo attraversando è una situazione di grande fatica, difficoltà e sofferenza, sappiamo, anche per tante persone. Per cui il primo auspicio che noi facciamo è che il Natale ci aiuti a recuperare veramente la speranza. Ecco, la speranza nella vita, quella speranza che sembra in questa fase così spesse volte invece minacciata, offuscata da un senso invece di incertezza, di inquietudine e di paura. La speranza in questa vita, che è un dono, è il dono del Signore, perlomeno per noi credenti, è un dono che Lui ci fa perché noi la viviamo pienamente. La viviamo pienamente nell'amore, nella serenità e nella pace. Quindi la nostra speranza ha un fondamento proprio su di Lui, non tanto su delle idee più o meno strane che possiamo così pensare o avere in testa, ma la nostra speranza si basa su una persona, su Gesù di Nazareth, quel Gesù che appunto nel Natale noi incontriamo e contempliamo come bambino. Questo ci dice come Dio, per venirci incontro, veramente non bada a spese, ma si dà tutto. E si dà tutto diventando appunto bambino, uno di noi. Il bambino è il segno della fragilità, della debolezza, della povertà. Il bambino ha bisogno inesorabilmente di tutto e di tutti. Dio si è fatto così, ha voluto aver bisogno di noi per dirci quanto il suo amore è quindi qualcosa che veramente sostiene, incoraggia, dà fiducia e forza alla nostra vita. E quindi questo senso di speranza deve poi portarci, diciamo, a vivere il Natale anche come un incontro, perché la speranza non è solo per ognuno di noi personalmente, individualmente, ma la speranza è un dono appunto da condividere. È bello quindi che il Natale sia tempo di condivisione, sia tempo, anche se purtroppo quest'anno a distanza, tempo in cui ci si incontra, tempo, ecco, nel quale quindi volentieri ci si mette attorno alla stessa tavola, anche se quest'anno sappiamo che tutto questo sarà un po', per qualcuno anche molto condizionato. Però noi speriamo che il Natale ci aiuti a ritrovare, ecco, ad abolire le distanze, anche se dovremmo rispettarle per la nostra sicurezza, la sicurezza degli altri, però abolire, ecco, queste distanze, che saranno distanze fisiche, ma non distanze, diciamo, del nostro animo, del nostro cuore, soprattutto nei confronti delle persone che ci sono più care. E Natale, infine, sappiamo, anche sempre un po' la festa del dono. E anche qui un dono che non sia semplicemente un regalo frutto di un'operazione commerciale, ma dono che ha il suo significato, il suo senso profondo in quel dono per eccellenza che è stato per noi ed è per noi appunto Gesù. È Dio che si fa dono a noi. Per cui anche i regali che ci scambiamo, da quello più costoso a quello più semplice, ecco, vogliono esprimere proprio questa disponibilità ad accogliere il dono per eccellenza che è il Signore e a condividere Lui, ecco, tra di noi, condivide tra di noi il suo amore. E i nostri regali, anche quelli più semplici, più piccoli, ecco, vogliono essere il segno proprio di questa condivisione e di questo amore. Speriamo che il Natale di quest'anno, pur in questa situazione del tutto particolare, possa portare nel nostro cuore, nel nostro animo, un po' di questi sentimenti, un po' di questa fiducia e un po', e speriamo, un po' abbondante anche questa speranza. Auguri veramente a tutti. Un augurio sincero, in modo particolare alle famiglie o alle persone che sono maggiormente in difficoltà, alle persone che vivranno il Natale, ecco, da sole, alle persone che stanno veramente soffrendo a causa di questa situazione che stiamo
che stiamo vivendo. Ecco, il nostro augurio, ecco, diventa così non soltanto così un augurio fatto di parole, ma diventa preghiera che tutti insieme vogliamo innalzare al Signore, perché ci aiuti a scoprire sempre più la bellezza del suo amore, la bellezza quindi dell'incontrarci tra di noi per condividere questo amore, e quindi la forza, la speranza che ci viene anche da questo Natale. Auguri e grazie a tutti.